ci siamo, che bello, finalmente andiamo. È arrivata la primavera e fa caldissimo. Sì, ci sono, ho dimenticato 40 gradi il passamontagna e c'è, oggi. C'è il sole. Buongiorno, buongiorno a tutti amici di Database, ciao Alteria. Dormi? Madonna, oggi ciao. È difficile, oggi è difficile. La primavera, ragazzi. Mi fate vedere i capelli un attimo? Beh, sto bene anche oggi, devo dire. Anche i miei sono bellissimi oggi, ho quasi tu il l'hai tuo coperti. Colore, vedi? L'hai tuo coperti. Allora, amici, lunedì il database di Katie Alteria, sono qui, state con noi, il miglior database, questo già lo sappiamo. Lo diciamo ogni volta, sì, per ricordare, Che vi ricordiamo che c'è un numero di telefono, il 338-811-1877, al quale potete scriverci, anzi dovete scriverci, perché sarà molto importante oggi l'argomento di cui parliamo. Non lo sappiamo ancora qual è l'argomento, allora diciamo la verità. Io e Katie arriviamo da un weekend impegnativo, molto difficile, molto tosto, e non abbiamo meditato su nulla. Però adesso, durante il primo video non che dovevamo Katie... Ma noi siamo vere, reali, noi diciamo le cose come stanno. Durante il primo video decideremo di che cosa parlare. Il primo video è una video richiesta e siamo contenti di passare il video di una band che ha fatto un video, che sono anche amici, per cui li salutiamo. Gli Ultima con Domenica. Vai Francesco! Bella Fra! Vai! Bella. Sorridi! Papino, ma ce la fai! Pino Scotto è come il prezzemolo, ormai lo ritroviamo in qualsiasi dovunque. Cosa, anche nel video degli Ultima. Va bene, questi erano gli Ultima, Every Metal, questo era il video degli Ultima, noi sappiamo che c'è un MySpace, insomma un Facebook, sono una band, stanno uscendo, stanno lavorando a cose nuove, se vi sono piaciuti, sicuramente a qualcuno sì, perché era una video richiesta, ci avete proprio scritto in privato per questo video, per cui insomma pare che i loro concerti attirino figa. Ah sì? Attirano figa. Quindi sì, noi vi rimandiamo a loro myspace.com/ultimaband. Ma il resto... Ma ci pagano per questa pubblicità che gli stiamo facendo? Ma è no, gratuita. Vabbè, ma cavolo, ma dai, una volta che c'è questa roba nuova, mamma che cattiva. Andiamo. Bella, allora, che sono acida. Nel frattempo sappiamo di cosa parlare. Nel frattempo lo sappiamo, lo sapevamo da sempre. Oggi è una giornata molto importante, vero Alteria? Vai. Assolutamente, oggi è la giornata mondiale dell'acqua, considerato l'oro blu, se vogliamo. Acqua, cosa, elemento fondamentale che speriamo in qualche modo voi di Rock TV avete imparato anche ad apprezzare di più grazie a progetti come Resophonic, il progetto di Mario Riso, insomma, che sappiamo andare a portare dell'acqua lì dove veramente ce n'è bisogno. E quindi, partendo da questa giornata mondiale dell'acqua, ci colleghiamo per chiedervi cosa, Katie. Allora, partendo da questa giornata mondiale sull'acqua e quindi parlando di un qualcosa che ha a che fare sempre con dei valori che sarebbe bene fossero rispettati, ci piacerebbe sapere da voi, nella lista dei vostri valori, qual è il valore di cui proprio nella vostra vita non potete fare a meno, la cosa più importante, il valore da cui non potete prescindere, il principio, la cosa, insomma, qual è quella, quell'essenza di cui non potete fare a meno nella vostra vita. Scrivetecelo al 338-811-1877. Assolutamente, non è molto facile come argomento, anzi è abbastanza impegnativo, forse bisogna pensarci un pochino, fatelo, facciamolo insieme in quest'ora di database. Intanto salutiamo Jack. Ciao Jack. Ciao ragazzi. Come allora, tutto bene? Tutto bene. Bel weekend? Bellissimo. Bravo, bravo. Con questo sole, Jack? Guarda, Milano proprio col sole. È andato in piscina, è andato in esatto. Piscina Jack all'acquatica. Qualche SMS per noi, che gente che ci saluta? Ciao ragazzi, ciao. Ancora non so l'argomento. Sono Roberto, ho 44 anni, ascolto SDC, Metallica, Pantera e Iron Maiden. Alteria, mia figlia vuole che le fa il balletto delle Wings. Saluti da Franco e la piccola Melania. Perché tua figlia vuole sta cosa? Vabbè. Perché l'hai fatta in una puntata. Winx, dove sei? Una di noi, Winx! Poi adesso con queste è molto vabbè, più... Vabbè, le avete regalato sul momento di gloria. Mia figlia, il balletto delle Winx, me la chiede tutte le mattine. Ormai ecco. Anni e anni di studio. Vai, okay, Jack. Vai, Jack. Ciao ragazze, il valore più importante è quella che manca all'umanità oggi. Un saluto da Mantova, viva Yes. Ecco, vabbè, non l'ho capito molto, però ricordiamo al nostro amico Roberto che chiede ad Alteria di fare il balletto delle Wings, anche che appunto l'argomento del giorno richiede il fatto che tu, avendo 44 anni, probabilmente di valori e di generazioni ne hai viste, per cui insomma raccontaci un pochettino, soprattutto secondo la tua generazione, qual è la cosa da cui non riesci a prescindere tra i vari valori. Io ho colto anche questo messaggio, almeno credo di averlo colto, l'ultimo dice: il valore più importante è quello che manca, forse perché vedendo un
un mondo, una società che un pochino va a rotoli, il valore che manca è proprio quello che sta portando a questa situazione, quello che non c'è. Va bene, Laura, prossimo video. E quindi, amici, mi raccomando, interagite con noi, andiamo a vederci una band che, se non sbaglio, era presente proprio ieri all'Italian Gods of Metal. Loro sono i Satis, e se siete stati all'Italian Gods of Metal, fateci sapere sono qualcosa. Tearing Away. Cattivissimo. I Sadist con Tearing Away, Italian Gods of Metal. Ne approfittiamo per dire che appunto ieri si è svolto all'Alcatraz questo festival, headliner della serata dei dei del metal italiano, Pino Scotto, ovviamente ormai è ovunque. Poi ci sono stati i Sadist, i Trick or Treat, i Labyrinth, tante band, e una radio che è una radio fichissima che vogliamo promuovere, Rock and Roll Radio. Dove siete? Rock and Roll Radio è stata in streaming in diretta durante tutto il concerto, questo per dire che c'è questa nuova realtà che si chiama Rock and Roll Radio. It. È una web radio, Altere e Chetti conducono un programma lì tutte le mattine, quindi si chiama Pinkhead. Se avete voglia, andate a curiosare. Esatto. Ripetiamo l'argomento del giorno per chi avesse appena acceso la televisione, quindi sapete dirci qual è il valore fondamentale, quella cosa da cui proprio non potete prescindere nella vostra vita? Ce ne basta uno. Sappiamo che la lista sarà sicuramente più ampia, sicuramente anche questo argomento viene fuori in una giornata importante come quella di oggi, che riguarda appunto l'acqua e la giornata sull'acqua. Quindi, ringraziando ancora Rezzofoni, che sappiamo quindi che Rock TV in qualche modo c'entra, chiamiamo il nostro Jack e vediamo se qualcuno ci scrive dei messaggi. Ciao ragazze, il valore a cui proprio non posso rinunciare è la dignità, e nel mondo di oggi siamo veramente a secco. Paolo da Roma. La dignità, bellissimo argomento, bellissimo valore. Viene a mancare tante volte, così come la coerenza spesso. Già. Vai Jack. Ciao ragazze, il valore più importante per me è l'amicizia. Voi cosa ne pensate? Ciao, siete bellissime, Nick da Parma. D'accordissimo, ne parlavo ieri proprio con una mia grande amica di questa cosa. Con me ne parlavo. Tu sei la mia grande amica. Ne parlavo con una mia grande amica di questa cosa, dicendo proprio che al giorno d'oggi effettivamente mantenere dei rapporti veri con i social network, con Facebook, tutti si è amici, tutti si parla. Ah, quella mi sta simpatica, quasi quasi la contatto e usciamo insieme. Poi però sotto sotto la sostanza è veramente poca. Io posso dire di ritenermi fortunata, perché saranno anche due, saranno anche tre, ma so che ci sono tre persone su cui posso contare a prescindere da social network e tante altre varie realtà fasulle e virtuali. E quindi sì, l'amicizia è un valore importante, concordo in pieno. No, non mi voglio esprimere sul valore dell'amicizia, sono sempre stata molto sfortunata. Io credo che le persone molto spesso non vedono l'ora che ti pieghi per mettertela in quel posto. Quindi ho fatto molta fatica a coltivare amicizie vere, così fatica che faccio fatica a contarne qualcuna. Vai Jack! Grazie. Il valore più importante è ciò che i miei coetanei e la mia generazione non hanno: personalità e individualità. Sono tutte pecore. Baci, Mary 94. Ah, guarda, verissima sta cosa. Stavo per l'altro giorno, notavo che effettivamente anche solo nel modo di vestire oggi abbiamo una sorta di cioè tutti i vestiti sono un clone di se stesso, no? Tu vai nei negozi oramai c'è tutto uguale, tutta la stessa roba, e tant'è che mi sento di poter riportare questa cosa. Una sera, durante un evento in cui lavoravo come presentatrice, è arrivato uno scrittore e mi ha detto: una cosa che noto di te è che hai un'estetica fuori dal tempo, hai un cappellino che potrebbe richiamare gli anni 60 e poi un anfibio che potrebbe richiamare gli anni 80, e questa cosa è stata molto bella, nel senso non essere per forza etichettati in un settore è una cosa che mi importa anche me. Vabbè, dipende in che contesto andiamo a vederlo, certo, se sono gli adolescenti si sa che è così da sempre, perché si ha la necessità di sentirsi in massa, forse per sentirsi più forte, è un problema, ma poi teoricamente se siamo un po' intelligenti si supera. Sì, vai Jack! Ciao a tutte, Chetti, ma hai degli occhiali da cannone. Comunque io direi che il valore dell'amore sia molto importante. Degli occhiali o delle occhiaie? Non lo voglio sapere. Cosa hai detto? Scrive occhiali. Occhiaie? No, sulle occhiaie sì, ho... Scrive occhiali. Ah, occhiali, vabbè, gli occhiali, non so a cosa tu ti stia riferendo, se era una battuta sulle occhiaie. Ho sempre le occhiaie, oggi a maggior ragione ho dei motivi per averle. Vai Jack. Sì, dice il valore e l'amore. Ah, ok. Molto